Radio Nettuno. Bene, intorno alle ore 11, manca una manciata di secondi a voler essere proprio puntuali. Siamo al nostro approfondimento CISL, quest'oggi con Giorgio Graziani, segretario generale regionale della CISL. Graziani, buongiorno. Buongiorno. Facciamo una rapida panoramica proprio sui temi più caldi. Con lei amiamo sempre parlare della situazione regionale, partiamo proprio da questa economia così disastrata a livello nazionale, ma anche l'Emilia Romagna non ride, Graziani. Ah, da questo punto di vista ci avviciniamo alle vacanze, a quello che è considerato convenzionalmente il periodo di fermata, in una condizione in cui purtroppo la situazione produttiva, la situazione occupazionale è davvero in grandissima difficoltà. Ci sono ancora imprese che tirano, perché hanno avuto anche quelle che sono, come si dice, idee innovative di internazionalizzazione, si sono aperte ai mercati internazionali attraverso la loro capacità di fare qualità, che stanno tirando come delle matte e faranno fatica a fermarsi anche solo un giorno per la pausa estiva, ma purtroppo la maggior parte sono già in grandissima difficoltà, anzi purtroppo le chiusure si contano numerose, e il dato della disoccupazione anche in questa regione si avvicina alla doppia cifra, ormai siamo quasi al 10%, e questo è oggettivamente un dato indicativo di una situazione davvero complicata e complessa anche in una regione dove le condizioni, come si dice, fino a qualche anno fa si consideravano vantaggiose e positivo. E devo dire, insomma, che non è che le reazioni anche istituzionali e politiche hanno il coraggio che servirebbe in questo momento. Senta, proprio di questo tema, cioè tocchiamo gli spot di questo quell'esponente che parla di ripresa qui, ripresa là, ma un'inversione di tendenza rispetto a questi problemi, Graziani, è possibile ipotizzarla? Avere la palla di cristallo, probabilmente si avrebbero delle indicazioni anche più precise. Sorrido perché qui ognuno fa le proprie previsioni, e qual è il problema? Noi siamo tra quelli che dicono che serve fiducia, ottimismo e speranza, e siamo convintamente orientati ad avere questo tipo di approccio. Però bisogna essere realisti, il 2013 non è l'anno della svolta. Noi auspichiamo che il 2014, in termini indicativi, possa invertire la tendenza, ma ogni volta che ci danno gli grandi economisti o anche gli scienziati del mercati in un modo o nell'altro ci danno delle indicazioni che ci dicono: ah, guardate, queste sono le previsioni, poi quelle stesse previsioni devono essere sempre ritoccate al ribasso. Io credo che da questo punto di vista non sia utile, non abbia alcun effetto darci una fiducia che poi si traduce in una mancata aspettativa. A noi interessa vedere quali sono le azioni, non che danno risultati immediati, ma che indirizzino e orientino verso questa inversione di tendenza, che non è soltanto legata ai mercati, ma anche alla nostra capacità di rispondere a quelli che sono i bisogni della gente e i bisogni delle imprese. Senta, a proposito della capacità di rispondere, la CISL ci sta mettendo del suo, nel senso che la riorganizzazione che avete in corso è davvero notevole, Graziani. Cosa ci può dire da questo lato? Beh, che abbiamo fatto i congressi, finalmente la stagione congressuale è terminata, siamo nella fase di messa in opera della riorganizzazione, da 10 territori siamo diventati 6, diminuiremo nei prossimi mesi ulteriormente, perché metteremo insieme Modena e Reggio, metteremo insieme delle categorie, tutto questo per cercare di liberare risorse economiche e umane da liberare, mi ripeto, a supporto e a sostegno dei nostri delegati e della nostra gente nei luoghi di lavoro. Questo per dare un esempio anche di efficientamento di quelle che sono le proprie organizzazioni, ma per dirci anche che in un modo o nell'altro noi dobbiamo cambiare per cercare di
di rispondere. Dobbiamo mettere in campo delle azioni, bisogna avere un po' di coraggio, quello che in questo momento mi pare manchi al quadro politico istituzionale, che è sicuramente complicato, e forse anche a qualche impresa che magari avrebbe bisogno anche chiaramente di un sostegno, ma anche di una iniezione di fiducia e di coraggio. Graziani, visto che con lei è l'ultima trasmissione, poi c'è la pausa estiva, poi ci ritroveremo naturalmente a settembre, volevo chiederle un quadro anche in termini di terremoto. Quattro province, in modo particolare Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, scontano ancora questa situazione ovviamente molto grave. Possiamo fare un punto prima dell'estate? Guardi, io la ringrazio perché questo vuol dire che lei, la vostra radio, come sempre siete attenti a questa emergenza che non è finita. Oggettivamente la questione del terremoto è una questione ancora aperta e mettiamola così, purtroppo le cose non sono tanto cambiate nel senso buono e nel senso negativo del termine, ovvero l'accesso alle condizioni, come si può dire, economiche, no? Alle liquidità per cercare i soldi, per cercare di ricostruire, è sempre un accesso un po' faticoso, dal punto di vista burocratico è davvero farraginoso. Questo purtroppo fa parte del sistema nazionale che non può essere, come si può dire, superato, perché non esiste una legislazione quadro che identifichi quali sono i meccanismi e le procedure di snellimento burocratico in fase di un'emergenza di questo tipo. Speriamo che questo terremoto dia, come si dice, spunto e stimolo, come ci ha detto Letta quando è venuto a trovarci qui a Bologna. È chiaro che la situazione in quelle terre è una situazione ancora faticosa, drammatica se vogliamo, proprio per quelle che sono ancora le fasi di costruzione, però io credo ci sono tutte le condizioni per dire gli obiettivi sono chiari ed espliciti e i sostegni e i supporti possibili ci sono tutti, non credo, perché tutti saremmo dei maghi e la regione sarebbe davvero incredibile, ma ci sono davvero tutte le condizioni per avere il massimo risultato possibile. Quindi a chi ha avuto pazienza fino adesso si chiede sempre pazienza, ma nei fatti ogni giorno escono ordinanze che cercano di dare risposta. I decreti ultimi hanno allargato la cassa integrazione in deroga per le aree del sisma, hanno allargato le condizioni della detassazione, quelle che sono le richieste che avevamo fatto insieme alla regione ci sono state, non chiaramente sempre e comunque, ci sono state date quasi tutte, e quindi in verità gli strumenti ci sono. È chiaro che uno vorrebbe tutto subito e il tutto subito non c'è, ed è soprattutto legato a quelli che sono meccanismi di burocrazia insopportabili che francamente sono davvero difficili da superare e sul quale bisogna fare i conti. Graziani, al di là di qualche giorno di ferie che mi auguro lei possa concedersi ovviamente in questa estate, poi a settembre su cosa in particolare dovrà rimboccarsi le maniche? A settembre io credo che anche in questi mesi di luglio e agosto troveremo una regione, spero, disponibile. Dobbiamo accelerare su alcune questioni che riguardano il sostegno alle imprese, l'attrattività, il sociale, c'è tutta una partita che riguarda il socio-sanitario importante, non ci si può fermare. Io vedo un settembre che deve assolutamente dare, come si dice, accelerazione a quelle che sono scelte e costruire strumenti per la ripresa, sia a livello regionale che a livello nazionale. Cioè, noi abbiamo fatto una grande manifestazione regionale e nazionale il 1 giugno e il 22 giugno. Se queste sono le risposte che in questo momento ci stanno dando, noi credo che ci toccherà di tornare a mobilitarci, non tanto per protestare contro quello o contro quell'altro, ma per dire che servono azioni concrete a partire da una grande riforma fiscale. Noi non possiamo più aspettare, serve rilanciare i consumi, abbassare le tasse, aumentare i redditi nelle tasche dei pensionati
e dei lavoratori, perché questo, e soprattutto del lavoro in senso complessivo, quindi anche alle imprese, perché questo è il motore del rilancio. Non si può solo litigare per quelle o quell'altre decisioni giudiziarie, noi abbiamo bisogno di azioni concrete. Qualcosa questo governo ha fatto, ma serve maggiore coraggio, e da questo punto di vista credo che anche la stessa regione abbia bisogno di accelerare la sua azione, perché così rischiamo davvero. Giorgio Graziani, segretario generale regionale della CISL, grazie naturalmente, buon lavoro, e poi a settembre nuovamente qui su Radio Nettuno. Grazie ancora. Grazie, buona estate.